L'artista esistenzialista, buongiorno a tutti. Oggi c'è una poesia, minuziosa utopia. È un po' una digitalizzazione di un quadro. Vedevo questa mano genuflessa, queste nocche rigide che un po' toccavano, percepivano questo passerotto che io poi ho un po' voluto considerare una rappresentazione un po' di sensazioni pie, amabili, quindi più uniche che rare, quelle che magari ci portiamo dentro. E quindi ho scritto minuziosa utopia. Accarezzo, amabili, consensi dai vertiginosi ritmi e premurosi assensi. Ciondolo il polso rigido ed inconsapevole, lungo il buio pastoso di una serata gelida ed inconcludente. Quelle ossute nocche scricchiolano innanzi ai naturali movenze da novizie sensazioni che imperversano tempestose e sottaciute. La bellezza non ha canoni né firme, anzi è gradevolmente informe. Una casacca verdeggiata raccoglie i dolci peccati e subdoli fraintendimenti. L'anima pia è come un passerotto multicolore, mansueto e giocoso. Il treno in Fausto scricchiola ogni qualvolta la pupilla vigile rimane incantata ad una feroce gabbia emozionale senza senso alcuno. Ad ognuno spetta il proprio viaggio senza sosta alcuna, non dimenticandoci mai che la priorità è sì l'equipaggio, ma mai di ciò rimanerne perennemente ostaggio. C'è un po' un gioco di parole. Postscriptum, l'artista esistenzialista, affrontate i vostri fantasmi, gettate a mare le zavorre inutili, soltanto così potrete iniziare nuovamente a respirare ossigeno puro. Dal postscriptum cosa si evince? Quindi, quando avete dei fantasmi dentro, delle situazioni, sensazioni inappropriate, diciamo inadeguate, ingiustificate, inconcludenti, che non vi aiutano, quindi non vi permettono di avere ossigeno a livello interiorizzato, a livello mentale, a livello emozionale profondo, gettate a mare i preconcetti, le zavorre e quant'altro, altrimenti non si ricomincia a vivere. Perché io riflettevo minuzioso utopia? Che tante volte attorno a noi c'è utopia, c'è una sorta di sogno inveterato nel tempo, tutto quello che non è strutturato, non è raziocinio, è utopia. Viviamo delle volte di utopie che noi strutturiamo tutto ciò che non esiste, perché magari c'è una esistenza inquieta. Perché dico vado ad accarezzare, a toccare con mano delle sensazioni che sono amabili, dei consensi magari anche popolari, amabili, che hanno però dei ritmi vertiginosi, si corre tanto, delle volte anche magari per dimostrare a noi stessi cosa, che quello è un po' il senso. C'è un premuroso, un diciamo amabile assenso rispetto a ciò che noi proponiamo, per come ci promuoviamo e via discorrendo, per ciò che prospettiamo, ma tante volte noti i ritmi poi sono tremendamente spossanti. C'è un polso che è rigido, magari anche a volte diventa pretestuosamente preconcettuale, e quel polso magari si muove anche inconsapevolmente perché c'hai degli scatti simultanei, magari esplosivi rispetto a cose che ti accadono accanto e non dovresti essere così. Però c'è un buio, che è un buio pastoso, si tocca con mano, che tu noti attorno a te nelle gerate, scusa, nelle nottate che sono gelide, gelate, ma anche inconcludenti. Spesso vuol dire anche disquisizioni che puoi percepire anche da situazioni poco gradevoli in tanti contesti sociali, lavorativi e quant'altro, laddove veramente c'è tanto di poco, diciamo, di spessore. Non è un giudizio perché, ripeto, delle volte non vorresti quell'arcano fluire di un giudizio grossolano e inconcludente, ma poi spesso e volentieri capita, soprattutto quando resisti a, diciamo, 30 pungolature, la 31esima magari esplode, non è mai una bella cosa. Però sai che sei comunque cresciuto, sei migliorato, riferimento alle quelle 30 in cui hai avuto una centratura, un minimo di pax interior. E quindi, diciamo, queste ossute nocche scricchiolano ogni qualvolta si creano queste sensazioni, perché sono delle movenze, degli atteggiamenti innaturali, non sono i tuoi, il contesto che poi ti porta a quel tipo di atteggiamento. Ma gradiremmo delle sensazioni novizie, delle novità, un qualche cosa che ci possa nutrire animo e cervello.
e quelle sensazioni novizie spesso e volentieri dovrebbero imperversare, magari anche sottaciuto, ma non necessariamente tempestoso, o un tempestoso che magari ci riviva l'esistenza e ci può stare quello che, di cui magari potremmo avere bisogno, abbiamo bisogno, ecco. Io credo che la bellezza che noi consideriamo spesso e volentieri estetica, quel culo, quelle tette, quella chioma, ok, però c'è anche una movenza, un atteggiamento, uno stato d'animo, diciamo delle vibrazioni sottili che non percepiscono tutti, e non credo che abbia dei canoni predefiniti, delle firme, ecco, un abito firmato. Non so se è la piacevolezza magari di avere un abito firmato, un abito magari personalizzato, strappato, con cui puoi gironzolare come quando vuoi, magari dandogli un tuo imprinting. Ecco, la mia bellezza è informe, non ha necessariamente una forma. Preferisco più toccare con mano le percezioni sottili di uno stato d'animo o di un cervello, diciamo, abbastanza nutrito, o di una postura gradevole, gaudiosa. C'è quella casacca, una casacca verdeggiata, quei vestiti che di cui noi ci abbigliamo spesso e volentieri, che raccolgono dolci peccati, amabili peccati, però tante volte anche dei subdoli nascosti fraintendimenti. Spesso e volentieri veniamo fraintesi da una chiacchierata, una frase o quant'altro, perché ci sono i preconcetti popolari. L'anima pia, l'anima che in ognuno di noi è la parte bella, è questo passerotto, questo essere minuscolo, minuzioso, piccolo, che è mansueto, diciamo, parsimonioso, giocoso, danzante, leggiadro e quant'altro, che tanti non vedono, perché, ripeto, si guarda altro. C'è un terreno su cui camminiamo noi tutti i giorni, tutti i santi giorni, che è infausto, e che scricchiola notevolmente tutte le volte in cui quella pupilla azzurrogna, nel mio caso, ma vale un po' per tutti, rimane inquieta, rimane incatenata, incastonata in una ferrosa gabbia preconcettuale, che è una gabbia emozionale che appartiene agli altri, a me non appartiene, non ha alcun senso, quindi io non la considero per nulla. Ognuno credo che aspetti il proprio viaggio, ognuno ha il proprio viaggio, il proprio tragitto, le proprie esperienze. Non c'è un'esperienza migliore o peggiore dell'altro, ognuno ha il proprio, ha la propria via, la propria, anche le proprie strettoie, le proprie difficoltà contingenti. E buttate a mare, gettate a mare queste zavorre inutili perché non vi aiuteranno. Dovete sicuramente durante il viaggio, un viaggio senza sosta alcun, un viaggio che è perpetrato nel tempo, fatto di tante esperienze, diciamo di letture, di nutrimenti per il cervello, di emozioni, diciamo che ci possono aiutare le nostre arterie, il nostro animo, diciamo, ma non dimenticatevi mai che sicuramente la priorità rimane come forma di responsabilità per gli insegnamenti che ognuno di noi ha avuto. Nel mio tal caso un pochettino particolare, che ho avuto un padre, dei genitori, un padre soprattutto di un certo spessore, quindi non è mai facile rimanere a quei livelli, complicatissimo, credetemi, e la priorità rimane l'equipaggio, devi comunque essere responsabile nei confronti di chi ci ti sta attorno, perché è un dato di fatto e cerchi di fare il possibile, di farlo tutti i santi giorni. Sicuramente l'equipaggio è importante, ma non fondamentale, nel senso che è giusto la responsabilità verso l'equipaggio, chi ti circonda, ma mai rimanere ostaggio dei contesti. Rimanere ostaggio dei contesti nel senso intendo fondamentalmente fare tutto quello che è umanamente opportuno, giustificato, giusto, opportuno, fate voi, ma sicuramente mai rimanere ostaggio di tanti contesti sociali, lavorativi, familiari, quello che volete. Perché? Perché ogni qualvolta tu ingabbi l'anima, hai questo senso di perpetrata sofferenza, e credo che senza ossigeno, con le zavorre addosso, con i fantasmi del passato, signori miei, non si vive bene. L'artista esistenzialista, buona giornata a tutti.